Uomini e donne, Gemma di nuovo in lacrime, ecco il motivo. Ormai tutti sono abituati a vedere a Uomini e donne Gemma Galgani piangere davvero spesso per emozioni sia negative che positive. Da quando ha iniziato a partecipare al programma è quasi sempre in lacrime o per qualcosa di emozionante, come per esempio una coppia che lascia lo studio perché innamorata o perché le sue storie stanno andando male. Non si possono quantificare le lacrime versate per l'ormai suo famoso ex Giorgio Manetti. Comunque, per un motivo, o per un altro è quasi ogni puntata in una valle di lacrime. Basta un niente, una parola di troppo detta dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari e lei scoppia in un pianto a dirotto. Spesso interviene Maria De Filippi per farla ragionare e calmare dicendogli che non è possibile piangere per qualsiasi cosa. Le rare volte in cui non piange in puntata. Lo fa comunque dietro le quinte durante il consueto sfogo che poi viene mandato in onda la puntata successiva. Ormai, Tina, Gianni e la maggior parte dei telespettatori stentano a credere ancora alle sue continue emozioni. Ovviamente, anche durante l'ultima puntata è scoppiata in un pianto disperato. Scopriamo il motivo di queste nuove lacrime. Ecco il motivo delle lacrime. Negli ultimi mesi Gemma ha versato una valle di lacrime per Giorgio. Dalla fine della loro relazione lei ha provato a riconquistarlo in tutti i modi senza mai riuscirsi. Ogni rifiuto nuovo, i continui battibecchi in puntata anche con offese pesanti, le dichiarazioni poco chiare di Giorgio ad alcuni settimanali di gossip, le parole dette e non dette. Punto esclamativo? Sono comunque tanti i motivi che portano Gemma alle lacrime. Ogni intervento di Giorgio la manda in crisi perché spera sempre in un ritorno di fiamma. In realtà è ancora molto innamorata di lui, anche se afferma il contrario. Precisamente durante l'ultima puntata perché Gemma ha pianto? Sempre per lo stesso motivo che ormai tutti conoscono. Giorgio Manetti che ha chiesto a Maria De Filippi di intervenire per mettere in chiaro delle cose. Giorgio ha detto che la loro è stata una storia bella che porterà per sempre nel cuore. A queste parole ecco che Gemma inizia a piangere a dirotto, tanto che la conduttrice Maria De Filippi le chiede come mai stesse di nuovo piangendo per Giorgio. Gemma nega dicendo che questa volta a farla piangere sono le parole di Marco, il suo corteggiatore, stanco delle continue intromissioni di Giorgio nella storia con Gemma. Quale sarà la verità?